momento in cui affrontiamo una rinoplastica estetica, cioè un paziente ci si presenta per modificare l'aspetto del proprio naso e migliorarlo, non dobbiamo dimenticare mai di migliorare e comunque mantenere anche una funzionalità della via nasale superiore, perché la rinoplastica moderna preconizza questo, ossia non possiamo prescindere dalla funzionalità del naso in quanto organo deputato all'entrata dell'aria all'interno dei polmoni, perché nel momento in cui noi facciamo una rinoplastica estetica e non teniamo conto di questo, andiamo ad alterare quelle che sono le funzionalità e la fisiologia del naso in quanto organo complesso. Considerando la rinoplastica estetica come un intervento che non può prescindere da quelle che sono le funzioni fisiologiche del naso, viene naturale e conseguenziale il fatto che nel momento in cui eseguiamo una rinoplastica dobbiamo modificare le strutture all'interno del naso che daranno la nuova forma al naso, anche in funzione del mantenere una fisiologica funzionalità del naso. Quindi, per esempio, anatomicamente quella che viene considerata la valvola interna, che è costituita da alcune cartilagini del naso, devono essere conservate per far sì che la valvola interna conservi per esempio la sua funzionalità. Un altro esempio può essere quello della modifica del setto nel momento in cui il setto è deviato, quindi ridare al setto una sua corretta posizione, così come modificare eventualmente i turbinati inferiori se sono ipertrofici per migliorare l'entrata dell'aria all'interno del naso. Quindi tutto questo deve essere Di tutto questo bisogna tener conto nel momento in cui ci approcciamo ad una rinoplastica estetica. Dunque, a seconda delle situazioni che ci si presentano, dobbiamo valutare la possibilità di eseguire una rinoplastica aperta o una rinoplastica chiusa. Per quanto mi riguarda, mi piace affrontare l'intervento di rinoplastica chiusa nella maggior parte dei casi, per evitare di lasciare delle cicatrici esterne, e questo si fa, diciamo, nelle situazioni più normali, più abitudinarie. Mentre io riservo l'uso della rinoplastica aperta, con una piccola incisione alla base del setto che nel tempo tende a scomparire, solo nei casi in cui mi trovo di fronte a rinoplastiche secondarie eseguite da altri chirurghi, quindi con la necessità di avere una visione a cielo aperto di quello che è successo nella rinoplastica precedente e quindi poter fare una correzione il più possibile efficace, oppure in casi in cui mi si presenti un naso particolarmente difficoltoso, con alterazioni anatomiche piuttosto importanti che necessitano di una visione a cielo aperto per una correzione efficace. Il decorso postoperatorio della rinoplastica prevede intanto una degenza di una notte nell'immediato postoperatorio in casa di cura. Dopodiché, all'uscita, dal paziente vengono asportati i tamponi. Non si ha dolore particolare, tranne dei fastidi che è normale che ci siano dopo un intervento di questo tipo, ecchimosi nelle palpebre inferiori che nell'arco di qualche giorno scompaiono, uno splint sul naso che sostituisce il vecchio gessetto dei tempi passati e che rimane per una settimana.
A distanza di una settimana dall'intervento ho tolto il gessetto, il paziente è in grado di vedere il risultato e tutte le funzioni del naso ritornano alla normalità.